Carissimi amici di Mitico Snake, beh, è inutile parlare, è inutile che dire che questa domenica ci sarà un altro unboxing, sì, perché è così, ormai sì, è diventato un rito questa cosa degli unboxing domenicali, ma senza aggiungere altro, dai, ci vediamo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, beh, questo pacco qui non contiene nessun tipo di oggetto che riguarda la Medicom, ma sono... Perché suoni? Non devi suonare. Non ti ho chiesto nulla. Ok, vabbè, va bene così. Allora, stavo dicendo, sono delle cose che riguardano la mia attrezzatura fotografica. Adesso ve lo faccio subito vedere. Intanto, se diciamo che ho sbirciato già all'interno per vedere se ci fossero tutti e due gli oggetti che avevo acquistato. In effetti sì, ci sono, dai. Ok, allora andiamo ad aprire. Intanto abbiamo qui la apertura facilitata dei pacchi Amazon, ma quanto l'amo. Allora tiriamo fuori il primo dei due. Allora, il primo dei due è lui, eccolo qua. Adesso ve lo faccio vedere da qui. E sì, è un faretto LED che, montato sopra la mia Nikon, mi darà un po' di luce là dove non ci sta. Adesso andiamo subito ad aprirlo, mettiamo questo qua a parte, apriamo dopo e vediamo un po' com'è. Allora ragazzi, ho deciso di prendere queste due cosette perché diciamo che in alcuni ambiti servono veramente molto. Ma andiamo avanti. Allora, qui abbiamo i soliti messaggi di ringraziamento. Vlogmaster, sì, perfetto. Perfetto, ed ecco il faretto LED. E ragazzi, man mano in questo unboxing, anzi no, man mano, questo faretto LED ha una particolarità che secondo me al carissimo, controlliamo meglio, sì, al carissimo Snuggle farà molto molto, sarà molto molto contento di questa cosa. Allora, faretto LED, praticamente, eccolo qui, quindi, perfetto. Ma la cosa bella di questo LED, vediamo un attimino se già funziona, ma wow raga, veramente fantastico, funziona alla grande, eccolo qua, sì, perfetto raga, veramente perfetto. Possiamo un attimino, accendiamolo, possiamo regolare l'intensità da bianco a giallo. E raga, la cosa bella di questo piccolo illuminatore è il connettore USB-C. Sì ragazzi, perché ha il metodo di ricarica USB-C, raga, e questa veramente è una buona cosa. Quindi non devo più sbattermi per trovare un cavetto micro USB per poterlo ricaricare. No raga, no, è USB-C, quindi vado ad unificare gli accessori, diciamo, in casa con cui ricarico con il cavetto USB-C. Beh ragazzi, allora, questi poi saranno man mano provati direttamente sul mio canale, quindi li proverò e vi farò vedere come mi sto trovando. Intanto devo dire che è veramente un bel faretto illuminatore. Beh, devo dire che mi piace veramente tantissimo. Voilà, bianco, giallo, bianco, perfetto. Devo dire che è fantastico, dai. È arrivato con una due tac di batterie perché è ricaricabile. Quindi raga, beh, USB-C, faretto, veramente fantastico, fantastico. Allora, adesso mettiamolo a parte e prendiamo il pezzo forte di questo unboxing, che dopo proverò subito e vi porterò una clip video con questa cosa. Allora, ecco qua, vi faccio solo vedere la marca, la Neuer, eccola qui, buttiamo via, attenzione, ciao. Allora, andiamo subito ad aprire. Devo dire che gli accessori della Neuer sono veramente degli ottimi accessori, soprattutto per quanto riguarda l'ambito fotografico. Allora, togliamo subito la confezione e allora la tolgo, ecco qui, che soddisfazione, buttiamo via anche questa. Allora, andiamo subito sulla seconda inquadratura raga, quindi Neuer, e andiamo subito ad aprirlo. Perfetto, e questo qui, beh, devo dire, già se ti presenti in questo modo già sei fantastico. Abbiamo la custodia per trasportarlo, sì, per trasportarlo, avete capito bene, e non è un obiettivo, ma è una cosa che andrà a migliorare leggermente. E vabbè, tiriamolo fuori dalla scatola, dai. Allora, e vediamo un po'.
prima prendiamo i piccoli accessori. Ah, beh, raga, qui vi faccio vedere questo. Qui, allora, andiamo ad aprire prima questo, perché adesso da questo qua lo capirete subito. Allora, lo tiro fuori e cosa potrebbe essere? Raga, il famoso gatto morto. Eh sì, vedendo questo adesso avete capito subito di cosa si tratta. È un microfono che posso montare sulla mia Nikon D5200. Allora, prendiamo il microfono, tiriamolo fuori dalla sua confezione ed eccolo qua. Allora, beh, devo dire veramente niente male. Microfono unidirezionale della Neuer, che io volevo prenderlo perché non tanto per video, sì, forse lo utilizzerò anche nei video questo microfono, ma più che altro per quando giro dei videovlog, perché non è che l'audio della fotocamera sia, diciamo, non è che sia male, però in alcuni casi non si riesce nemmeno a sentire quello che sto dicendo. Però dai, con questo qua spero di riuscire a farmi sentire meglio. Vi ho detto, dopo vi porterò una clip. Allora, qui abbiamo il connettore 3,5 e qui abbiamo tutti i pulsanti che ci consentono l'accensione, lo spegnimento, regolare dB e regolarlo un po' a nostro piacimento. Vediamo un attimino qua dietro, non vorrei subito romperlo. Ok, perfetto. Allora, beh, devo dire che è fatto veramente molto molto bene. Allora, io adesso lo vado a provare questo microfono, come tra l'altro vado a provare anche il faretto. Ma allora, devo dire fantastici, non tanto per il piccolo illuminatore, ma per il microfono. Adesso stacco questo video e andrò a girare una clip audio da questo microfono. Beh, ragazzi, devo dire veramente carino, eccezionale, fantastico. Beh, però non credo che io utilizzerò mai il gatto morto. Sì, potrebbe anche servire per evitare tutti quei frusci quando ci sta vento forte, però dai, vedrò un attimino la cosa com'è e sì, dai. Allora, io lo vado a provare e ci vediamo tra un po'. Allora, raga, rieccomi qua. Allora, come dicevo prima, ho montato il microfono sulla mia Nikon D5200 e devo dire che fa anche la sua sporca figura, quindi mi piace veramente tanto. Però spero che questo microfono riesca a fare bene il suo lavoro, soprattutto nei vlog, perché principalmente questo microfono io l'ho acquistato soprattutto per girare dei vlog, per avere un audio abbastanza pulito, senza quei tipi di frusci come gli altri video. Insomma, spero che con questo microfono della Neuer venga un buon audio e fatto un buon lavoro, quindi ci spero tanto. Io adesso stacco questa clip, me la vado a risentire, vedo un po' come questa parte audio, ma voi fatemi sapere come mi sentite con questo microfono che ho montato sulla mia fotocamera e fatemi sapere un vostro parere qua in basso nei commenti. Intanto io lo vado a staccare di nuovo per registrare nuovamente con il mio solito microfono, perché per questi video lo preferisco di più, e ci vediamo nella parte finale del video. Allora, ragazzi, eccomi qua, sono ritornato nuovamente dove ero prima con il mio solito microfono a clip, perché come ho detto nella clip di prova con il Neuer di cui vi stavo parlando prima, il microfono a clip lo preferisco molto di più. Sì, ok, è vero, è un bel microfono, però ripeto, non credo che lo utilizzerò per questi video di cui giro solitamente, ma per lo più l'ho preso per quanto riguarda i vlog. Quindi con questo microfono l'audio, dato che è un microfono unidirezionale, come potete vedere, sempre puntato sul vostro volto, quindi con l'audio non avreste nessun tipo di problema. Se volete sapere il modello, eccolo qua, ve lo faccio vedere dalla cam, Neuer CM15, e devo dire che è veramente fatto bene. Quindi, come potete vedere, qui possiamo togliere questo tipo di spugna per mettere poi il gatto morto qualora dovesse servire. Quindi devo dire che è un microfono fatto abbastanza bene, ma beh, togliamolo un attimino questa spugna. Eh sì, come potete vedere, ok, un bel microfono, mi macchio Neuer anche all'interno, ma adesso rimettiamo la sua spugna, perché preferisco la spugna anziché tenerlo così a nudo. Come dicevo prima, qui abbiamo lo scompartimento. E sì, raga, devo dirvi questa cosa: quando l'ho montato sono rimasto fregato, perché avevo girato una prima clip, però è andata a vuoto,
purtroppo la batteria dentro non ci stava, ho dovuto fregare una batteria dalla mia tastiera, quindi sì, devo prendere una batteria anche per questo microfono. Allora ragazzi, stavo dicendo, qui sulla parte posteriore, adesso vi faccio vedere una cosa così, qui abbiamo lo scompartimento dove stanno, dove viene alloggiata la batteria, dove viene ospitata la batteria che poi metterà in funzione il nostro microfono. E adesso la vado a togliere perché mi serve per la mia tastiera, anzi lo faccio ora, e rimetto nuovamente la sua copertura, quindi in questo modo qua, ok? Quindi in questo microfono potete utilizzare qualsiasi batteria stilo, ok, che sia ricaricabile, che siano quelle tipo Duracell, Sony, insomma non facciamo pubblicità, lo sapete, potete utilizzare qualsiasi tipo di batteria che sia una stilo. Non so quando potrebbe durare una batteria, ma io vi consiglio di prendere delle ricaricabili. Eccole qua, ok, questa non saranno, non saranno quelle adatte, ok, non sarà una ricaricabile, ma bello fregata dalla mia tastiera, ma va bene lo stesso, quindi l'importante è che sia una stilo. Allora, per quanto riguarda questi due prodottini, ragazzi, il piccolo illuminatore, tra l'altro questa USB-C che amo veramente tanto, beh, devo subito mandare un messaggio a Snuggle per questa cosa, ne sarà veramente molto molto contento, quindi ok, allora sì, se volete questo piccolo illuminatore, abbassiamo un po' la luce, ok, quindi varia da tipo giallastro alla luce a bianca pura, ok, perfetto, quindi piccolo illuminatore e il microfono della Neuer, vi lascio il link qua in basso in descrizione, quindi ragazzi se li volete acquistare vi dico anche subito i prezzi, no purtroppo non riesco, ok, allora il microfono l'ho preso che stava 37 euro, l'ho pagato 33 con un coupon messo direttamente dal produttore. Per questo qua, beh, per questo qua non ci sono stati coupon, ma l'ho preso a prezzo pieno, è costato attorno ai 24 euro, vabbè poi avevo anche io qualche buono Amazon, quindi ho risparmiato ancora qualcosina, però se anche voi volete acquistare questi due splendidi prodottini, qua in basso in descrizione vi lascio i link per poterlo fare. Adesso io li metto qua, però raga, ho notato anche una cosa. Eh sì, ho notato anche una cosa che adesso mentre stavo chiudendo il video ho notato. Ma sapete che io posso collegare entrambi sulla mia fotocamera? Beh sì, una cosa fantastica, perché se metto il faretto sulla parte della fotocamera posso anche, guardate un po', collegarci il microfono, ma cioè raga, una cosa veramente fantastica, cioè l'ho scoperto ora prima di chiudere il video, ma è stato un puro caso, però beh, molto molto comodo direi. Raga, io dopo vado subito a provare tutto perché è veramente una figata pazzesca. Allora vi ripeto, link qua in basso in descrizione, e che dirvi, allora fatemi sapere soprattutto per quanto riguarda la clip precedente come vi è sembrato l'audio, quindi aspetto un vostro commento qua in basso in descrizione, qua in basso nel box dei commenti, ma non solo, ditemi tutto quello che volete, e se questo video qualora vi fosse piaciuto vi raccomando lasciate tutti i vostri pollicioni in su, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale, mi aiutate tantissimo, oltre all'iscrizione attivate anche la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita, ma soprattutto condividete questi video che non solo aiuta l'iscrizione, non solo i like, ma aiutano anche la condivisione di questi video. E prima di abbandonarvi, lo sapete, mi trovate anche su Instagram dove passano tutti gli aggiornamenti, e che adesso tutti gli aggiornamenti su questi due dispositivi li farò passare su mio profilo Instagram, quindi non solo ve lo ricordo l'animazione, ma trovate link ai miei vari social qua in basso in descrizione, e noi ci vediamo sempre qui domenica mattina con un nuovo video. E intanto raga, io adesso li vado a montare tutti e due perché voglio provare questa figata pazzesca, veramente veramente fantastici raga. Beh ok raga, noi ci vediamo domenica prossima, e sì, dai, spero che non sia un unboxing, ma vorrei portarvi qualche altro tipo di video, dai, chi lo sa mai. Vabbè, noi ci vediamo domenica prossima. Ciao!